Radio Radicale, siamo con Stefano Passigli, editore, politologo e ex parlamentare, per parlare con lui dei guai di Alice Line, che tra ieri e oggi ha manifestato la contrarietà del Partito Democratico a utilizzare i fondi del PNRR per produrre armi e per mandarle all'Ucraina. Oggi stesso al Parlamento europeo lo stesso PD ha avuto un grosso infortunio, si votava il piano per inviare munizioni e armi all'Ucraina, la delegazione del PD si è spaccata in tre. Allora, che cosa c'è secondo lei nella linea del Partito Democratico che deve essere chiarito e soprattutto, anche se il PD non ha ottenuto come lista un pessimo risultato alle elezioni amministrative, questo non è servito a farlo vincere? Sa, con questa legge elettorale, cominciamo dall'ultima parte della sua domanda, con questa legge elettorale che è sostanzialmente una legge mista, proporzionale e maggioritaria, ma in cui la parte maggioritaria condiziona il risultato, cioè gli esiti sono determinati dal maggioritario, si vince o si perde se si riesce a realizzare una coalizione. Quindi la Schlein ha ereditato una situazione pregiudicata dall'incapacità dei partiti del centro-sinistra nel periodo precedente a realizzare una coalizione. Quello che a me non convince è che non si è tentato nemmeno durante la segreteria Letta di fare degli accordi di desistenza. Sarebbero bastati un accordo di desistenza in una ventina di collegi del sud in cui era particolarmente forte il Movimento 5 Stelle per vincere quei collegi e non avere, soprattutto al Senato, una maggioranza di centrodestra, cioè di avere una soluzione che avrebbe comportato un'alleanza vasta. Quindi questo sistema, la parte finale, la Schlein non è responsabile della mancanza di una coalizione di centro-sinistra, è responsabile la storia degli ultimi 2 anni. Direi la sua vittoria è conseguente alla sconfitta dovuta all'incapacità di realizzare un campo largo politico, ma anche di realizzare un accordo tecnico. Ricordo che nel 96 D'Alema vinse le elezioni con 500.000 voti in meno del centrodestra con un accordo di resistenza con Rifondazione Comunista. Poi, naturalmente, 2 anni dopo, Rifondazione Comunista fece cascare il governo Prodi. Il punto è che gli accordi di resistenza non sono accordi di coalizione. Allora, se si vuole un sistema che funziona, si deve facilitare il raggiungimento di coalizioni di governo stabili e omogenee e quindi cambiare la legge elettorale. Questo è il problema principale. Poi, comportamento del PD e in generale del centro-sinistra nei confronti della guerra in Ucraina. Il PD è sostanzialmente e stabilmente nel campo atlantista. Allora, essere nel campo atlantista non significa però che si debba negare la possibilità cioè significa che dobbiamo sostenere con armi, e su questo punto direi il PD è abbastanza unito, con armi l'Ucraina, ma non certo utilizzando i fondi del PNRR, che hanno un'altra finalità, cioè distogliere fondi dal PNRR per finanziare l'Ucraina. Questo non l'invio di armi in Ucraina e quindi la produzione di armi in Ucraina è un passo ulteriore che è molto discutibile, è un passo che anche nel centrodestra non è assolutamente del tutto condiviso. È condiviso da Crosetto, è forse condiviso dal Meloni, che ha un obiettivo politico ben preciso, che è quello di saldarsi con la parte più, diciamo, conservatrice sul piano delle politiche interne, penso a Polonia, Ungheria, eccetera, ma anche, nel caso della Polonia, più atlantista e più antirussa.
in funzione delle prossime elezioni europee. Quindi lei, da lei non ci possiamo attendere mezze misure, sarà la più atlantista di tutte le forze politiche presenti in Italia e quindi disposta anche a usare il PNRR per fare questo, però questo non sta negli accordi del PNRR. Quindi che cosa si taglia? Si taglia la possibilità di sostenere la nostra economia per finanziare l'invio delle armi. Quindi su questo mi sembra che un dibattito all'interno del PD non debba scandalizzare, debba semmai scandalizzare che si pensi di non utilizzare fondi del PNRR che si possano benissimo utilizzare. Faccio un esempio, i 265.000 posti di asili nido che è stato dichiarato al governo non faremo perché non ci sono i progetti. Allora i progetti, i comuni non hanno certo i progetti per realizzare, ma si fanno progetti standard nazionali e si danno ai comuni da calare sul territorio. Non si può sostenere che le donne devono lavorare, che uno dei problemi italiani è un problema demografico di mancanza di nascite e che abbiamo la più bassa percentuale di donne impiegate e poi rinunciare ai posti negli asili nido e non utilizzare quei fondi PNRR. Per mandarli dove? Per usarli per le armi? Su questo mi sembra aver ragione la Schlein. Oggi c'è stato un infortunio al Parlamento europeo dove la delegazione del PD si è spaccata in tre. Allora, lei lo sa meglio di me. Allora, questo accade qualche giorno dopo che la Schlein, dopo il voto delle amministrative, ha fatto saltare un suo viaggio diretto al Parlamento europeo. Allora, lei ritiene che lei vede dei limiti nella possibilità di confrontarsi della Schlein all'interno dei suoi stessi gruppi parlamentari a far capire quello che vuole o che non vuole, visto che succedono cose come queste? Siamo alle scosse di assestamento dopo una battaglia congressuale che ha spaccato il partito in due. Uno è stato vinto 52-48, 53-47, non mi ricordo. Quindi molta correttezza da parte di Bonaccini nel dichiarare di sostenerla, non so le seconde e terze file quanto lo facciano. Il problema è che ormai i partiti nazionali non esistono più. E uno dei guai su cui invito tutti a riflettere, questa è una considerazione puramente politologica, ma che assume valore soprattutto nel momento in cui si pensa di rafforzare ulteriormente le regioni con l'autonomia differenziata. Nel momento in cui diamo alle regioni un ruolo che non avevano, che hanno già avuto con la riforma del titolo V, che io non votai, ero al governo, mi assentai quel giorno dall'ala, non potevo votare contro il governo, ma ero nettamente contro quella riforma che giudico ancora una riforma sbagliata. Oggi l'autonomia differenziata aggraverebbe i difetti del titolo V. Abbiamo creato delle situazioni in cui i cosiddetti governatori, presidenti di regione, ormai chiamati governatori perché hanno poteri reali molto significativi, sono anche i RAS del loro partito regionale. E ormai i partiti nazionali devono tenere conto, se la Schlein volesse sostituire Di Luca in campagna, Di Luca si fa eleggere con una lista civica. Cioè ormai i governatori hanno un potere locale, perché gestiscono miliardi e miliardi e miliardi di euro, un potere locale molto forte, e i partiti nazionali sono ormai una federazione di partiti regionali. Oltre le correnti tradizionali c'è una componente di frammentazione geografica. Sono ormai delle strutture ingestibili, okay, che non hanno più fondi, oltretutto. Certo. Senta, visto che parliamo di PNRR, lei pensa che la Schlein sarà resiliente alla crisi che sta affrontando? Sì, penso di sì, perché non credo che ci sia in questo momento interesse di nessuno all'interno del PD a creare una crisi di segreteria. Un conto è indebolire un segretario, un conto è far cadere un segretario, perché si fa cadere un segretario quando ce n'è un altro.
e non vedo francamente niente all'orizzonte e non vedo nemmeno le tradizionali correnti del PD che si sono abbastanza dissolte. C'è semplicemente una grossa crisi di identità, cioè dobbiamo ridefinire, il PD deve ridefinire un suo ruolo di opposizione tenendo conto degli altri partiti di opposizione. E lì è molto difficile farlo, dato il profilo sfuggente e mutevole dei 5 Stelle. Perché se lei mi chiedesse qual è il profilo dei... Se io dovessi spiegare a un signore straniero, a un politologo straniero, chi sono i 5 Stelle, i 5 Stelle di Grillo erano chiarissimi. I 5 Stelle di oggi a me non è affatto chiaro cosa rappresentano, chi sono, chi è quel 15%, è ancora un voto di protesta. Perché lei aveva chiaro che cosa fossero loro quando erano al governo? Al governo hanno saputo essere tutto. Tutto il contrario di tutto, perché sono nati come partito di protesta, una volta che si sono trovati al governo hanno, rinnegato. Sono quasi diventati draghiani, anzi direi forse uno dei partiti più draghiani erano proprio loro. Certo. Va bene, grazie, la ringrazio il professor Stefano Pastigli.